Lampedusa ricorda le vittime della strage di migranti del 3 ottobre 2013, in cui morirono 363 persone. Il sindaco Giusy Nicolini. Sono stati giorni di dolore, di rabbia, di grande fatica, che chiaramente non si cancelleranno mai dalla nostra memoria. Alle celebrazioni non sono però presenti i soccorritori che in quella notte salvarono 47 vite, come spiega polemicamente uno di loro, Vito Fiorino. Io e i miei sette compagni e sette amici di navigazione, che lei non ha neanche menzionato nell'invito, non avevamo nessuna intenzione di scendere in questo, io lo chiamo in questo burattino, perché secondo me tutto quello che hanno messo in piedi non è altro che un teatro. Al santuario della Madonna di Porto Salvo, il prete eritreo Don Mussi Zerai ha fatto una preghiera multireligiosa. Preghiamo anche per loro perché abbiano la vita salva, perché anche le persone chiamate alla responsabilità abbiano la coscienza al punto tale di sentire le grida di aiuto di queste persone. I lampedusani, nonostante l'operazione Mare Nostrum abbia svuotato l'isola, non smetteranno mai di ricordare i migranti con cui per oltre 20 anni hanno vissuto insieme nell'isola. Venivano la sera e dicevano sempre: mamma, dai il pane caldo. Si facevo trovare 3-4 filoni di pane caldo, così lo spaccava a metà e metà. Volevano olio e tonno e pomodoro. Ogni pane facevo 3 pezzi di pane così, glielo davo. Buonanotte mamma, buonanotte nonna.